Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. L'omicidio nella Napoletano risale al marzo del 2022, tramortito e bruciato vivo in carcere l'ex moglie ed il suo compagno. Lo avrebbero prima ucciso e poi dato alle fiamme nella sua auto. Per l'omicidio di Domenico Antonio Villega, avvenuto il 3 marzo del 2022, sono stati arrestati la ex moglie e il suo convivente di 39 e 51 anni. Ad eseguire la misura cautelare, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. All'epoca del fatto, i carabinieri intervennero in via Torricelli ad Acerra, dove una Fiat 600 era in preda alle fiamme. All'interno dell'autovettura fu rinvenuto il cadavere carbonizzato della vittima. Grazie alle indagini e agli accertamenti tecnico-scientifici condotti sotto il costante coordinamento della Procura di Nola, i militari sono stati in grado di escludere l'iniziale ipotesi del suicidio. Le ricostruzioni degli inquirenti, nonostante alcuni tentativi degli indagati di sviare le indagini, hanno in definitiva consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti della ex moglie della vittima e del convivente di quest'ultima. I due indagati la sera del 3 marzo 2022 avrebbero ferito gravemente Vellega all'interno della loro abitazione, adoperandosi successivamente per sopprimerne il corpo, prima riponendolo all'interno del veicolo e poi appiccando un incendio all'autovettura, quando la vittima era ancora in fin di vita. Rissa tra giovanissimi ieri sera all'interno di un vagone della metro di Napoli e poi in stazione. Un ragazzino di 15 anni è stato colpito da due coltellate al braccio e alla schiena. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che sono intervenuti in via Oliviero Zuccarini, presso la stazione della metro linea 1 di Scampia, durante la colluttazione uno dei ragazzi avrebbe estratto dai pantaloni una pistola a salve senza tappo rosso. Un altro minore appena 15 anni sarebbe stato colpito da due coltellate in circostanze ancora da chiarire. Ennesima aggressione ad un minore, sit-in per la sicurezza nel parco Mascagna a Napoli, al Vomero. Chiedono sicurezza per i loro figli, i genitori del Vomero, che si sono riuniti in presidio all'esterno del parco Mascagna, dove nei giorni scorsi si è verificata una nuova aggressione ai danni di un tredicenne. A rendere paradossale lo scenario, lamentano i manifestanti il fatto che proprio di fronte al parco ci sia un commissariato di polizia. Nella piazza gremita di striscioni e volantini, primi gli interventi a microfono e poi l'accensione delle torce dei cellulari per far simbolicamente luce contro la violenza. Sono Nelly De Milano ed Ilaria Pugli, esponenti dei comitati cittadini che hanno promosso l'iniziativa, a spiegare le richieste dei manifestanti. A noi interessa che crescano sicuri i ragazzi di Napoli. A noi interessa che ci sia una socialità giusta, corretta per tutti, non limitata ad un quartiere. Ormai è impossibile pensare per compartimenti stagni. Ormai o si vive la città dando a tutti le stesse opportunità, puntando sul recupero e sulla anche giustamente convivenza dei ragazzi, o altrimenti la società è destinata a esaurirsi. Le aggressioni sono ormai all'ordine del giorno. La polizia presidia il territorio per quanto può. Ci sono dei sabati in cui il Vomero è totalmente militarizzato, che è anche un po' ridicolo perché insomma non può essere questo un deterrente, dovrebbe esserci un deterrente costante per le aggressioni. Noi chiediamo che i nostri ragazzi siano liberi di girare per strada, semplicemente di frequentare coetanee in tranquillità, in serenità. Non è la prima volta che i genitori antiviolenza del Vomero protestano contro la scarsa sicurezza del quartiere. Già a giugno, quando una baby gang aveva aggredito un gruppo di minori all'uscita di un pub, c'era stata la prima mobilitazione. Adesso si chiede all'istituzione un tavolo di emergenza per far fronte alla situazione. Presente anche il deputato Francesco Emilio Borrelli. Chi fa le aggressioni paghi. Ovviamente si tratta di minorenni, paghino i genitori. Noi abbiamo famiglie devastate che educano, o meglio, diseducano i propri figli a diventare i prossimi delinquenti. Controlli a Mergellina effettuati dalla Polizia di Stato. Nello scorso fine settimana gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l'ausilio del personale della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona della Movida degli Scialle di Mergellina in Largo Sermoneta. Nel corso dell'attività sono state identificate 659 persone, di cui 118 con precedenti di polizia, controllati 204 veicoli, contestate 3 violazioni del codice della strada. Hanno giudiziario il procuratore Gratteri attrezzarsi per contrastare le nuove camorre.
Attrezzarsi contro le nuove camorre è la sfida lanciata dal procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, intervistato a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Il capo dell'ufficio inquirente ha commentato la recrudescenza di episodi criminali a Napoli, dove si è tornato a sparare con allarmante frequenza. E la conferma che sono vari livelli di camorra, no? È la camorra che si ammazza per controllare 200 metri quadri, la camorra nel mondo dell'imprenditoria, la camorra molto avanti nel dark web. Ci vogliono quindi tre livelli, tre specializzazioni delle forze dell'ordine, di polizia, carabinieri e finanza per rispondere a queste varie camorre. Non mi pare che stiano vincendo. Queste guerre vuol dire debolezza delle mafie, non forza delle mafie. Già ieri il presidente reggente della Corte d'Appello di Napoli, Eugenio Forgillo, aveva parlato di gangherismo urbano, paragonando la situazione del capoluogo campano a quella dei paesi sudamericani. Uno scenario dovuto alla massiccia infiltrazione camorristica presente sul territorio. Il primo cittadino, Gaetano Manfredi, però, ha spostato l'attenzione sull'area metropolitana. Soprattutto nell'area metropolitana abbiamo vari casi di scioglimento, ci sono vari comuni che sono sotto attenzione, ci vuole una guardia alta proprio per fare in modo che ci sia una separazione netta tra l'attività amministrativa e le possibili infiltrazioni criminali. Presente anche il presidente della Camera Penale di Napoli, l'avvocato Marco Campora, critico nei confronti dell'operato del governo e sulla riforma della giustizia. Il legislatore nell'ultimo anno e mezzo ha introdotto 15 nuove figure di reato sull'onda di una presunta emergenza che in realtà meriterebbe altri tipi di interventi. In questo modo le carceri saranno sempre più affollate, oggi abbiamo un sovraffollamento di circa il 150% in tutta Italia con un esubero di 13.000 detenuti. Solo a Poggioreale vi sono stati 3 suicidi nei primi 20 giorni dell'anno. Il bar è nostro, maxi tangente da 70.000 euro. Si rifiuta di cedere il bar alla camorra e gli viene imposto il pagamento di 70.000 euro in cambiali da 1.000 euro ciascuna. È la vicenda di un commerciante che lo scorso novembre, stanco delle vessazioni che stava subendo, ha deciso di denunciare ai carabinieri di Arzano in provincia di Napoli la sua persecuzione iniziata nell'ottobre del 2020. Oggi il ROS insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria hanno arrestato 5 persone, 3 dei quali già in carcere, tutti legati alla clan di Lauro, accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. In casa, dove era ai domiciliari, aveva una pistola marca Tanfoglio con matricola brasa e 15 proiettili nel caricatore e un colpo in canna. E quanto hanno scoperto la scorsa notte a San Pietro a Patierno i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione di Salvatore Fattore, 45 anni, del posto già noto agli arresti domiciliari, dovrà rispondere anche di detenzione di arma clandestina. A Napoli un presidio pro-Palestina. Guardati a vista da agenti della Digos, con i loro colleghi in tenuta antisommossa, nascosti a distanza di sicurezza, tornano in piazza i comitati pro-Palestina di Napoli, nonostante la richiesta del Viminale di evitare nella giornata della memoria dell'Olocausto cortei e manifestazioni sul conflitto in Medio Oriente. Piazza San Domenico dunque blindata per un presidio che voleva solo denunciare il genocidio in atto dopo il tentativo da parte del ministro dell'Interno di silenziare la voce della comunità palestinese, quindi l'appello di Giuliano Granato di Potere al Popolo a ritrovarsi nel centro storico, nonostante il tentativo di censura. È uno stato d'assedio praticamente, semplicemente per contrastare chi vuole semplicemente manifestare. Questo paese, in questo oggi 27 gennaio, si dice che non si può manifestare per la Palestina. Questo è il messaggio molto chiaro che arriva da Piantedosi, che obbedisce a quanto richiesto dalla comunità ebraica di Roma. Vietare una manifestazione è un atto liberticida. In questa piazza nessuno è antisemita. In piazza anche i rappresentanti della comunità palestinese di Napoli, presieduta da Omar Suleiman, che pochi giorni fa si era incatenato per protesta davanti al comune per sollecitare il sindaco Manfredi a colmare il suo silenzio sui 30.000 civili uccisi dall'esercito israeliano da quando il conflitto è riesploso dopo l'agguato ai kibbutz. Tutti i palestinesi a Napoli, nell'azione davanti al comune di Napoli l'altro giorno, abbiamo ottenuto un primo risultato che è un buon, non è quello che speravamo, ma è un buon ordine del giorno del comune di Napoli.
andiamo avanti, ci auguriamo che riusciamo a incontrare il sindaco e che altre città facciano gli stessi passi. In disaccordo con la diagnosi dei medici, rompe un vetro in ospedale. Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale Cotugno. Poco prima un 59enne già noto alle forze dell'ordine aveva ridotto in frantumi il vetro della triage con un estintore che era nel locale. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l'uomo fosse in disaccordo con la diagnosi rilasciata dai medici. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. L'allarme del professor D'Amato: curo ancora troppe polmoniti e bronchiti. Troppe polmoniti e bronchiti, superata l'onda del Covid che secondo recenti dati ha un'incidenza molto bassa, resistono le patologie respiratorie. Lo denuncia a margine dell'inaugurazione del 26esimo meeting in corso di svolgimento all'hotel Ramada il professore Gennaro D'Amato, ex primario del Cardarelli, promotore della pagina Respiro Italia. D'Amato ha dedicato la sua vita allo studio e alle cure di patologie come l'asma bronchiale. Avevo visto tante polmoniti nel 2010 con l'epidemia di suina, il mio reparto al Cardarelli era pieno di polmoniti. Da allora in poi non ne avevo viste tante quanto in questo periodo. Io consiglio soprattutto soggetti che hanno tosse, che hanno febbre, di farsi visitare, di stare attenti, perché è opportuno appunto una cura corretta. Quando la febbre continua, allora sì che è possibile utilizzare gli antibiotici. Il tema della Due Giorni, organizzata e coordinata da Mariella D'Amato, è il paziente respiratorio dalla clinica alle strategie terapeutiche. Nella relazione d'apertura D'Amato ha evidenziato quanto il clima e l'inquinamento ambientale incidano e anche la tragica situazione che stanno vivendo le popolazioni in zona di guerra, le terribili ricadute sulla salute, addirittura con un aumento esponenziale delle tubercolosi. Nell'asma in particolare ci sono terapie biologiche che aiutano moltissimo i pazienti, soltanto che bisogna diagnosticarle per bene, soprattutto i soggetti che sono costretti a utilizzare molti corticosteroidi, cioè i cortisonici, quelli che possono essere aiutati in altro modo, appunto con le terapie biologiche. Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre, ben trovato, grazie per essere con noi come ogni lunedì. Salve a tutti, buona settimana. La crisi nel Mar Rosso mette in difficoltà molti porti, anche naturalmente quelli del sud. C'è bisogno di sostenerli? Il governo si muove in questa direzione? Beh, diciamo che in modo particolare mette difficoltà ai porti di Gioia Tauro, Taranto, Brindisi, Napoli stessa, ma anche Genova, Trieste, e quindi bisogna trovare, lo ha detto anche Tajani, bisogna trovare una soluzione, aiutare questi porti finché naturalmente non si normalizza questa guerra nel Mar Rosso. Tra le altre cose, nel caso si dovessero, dobbiamo questo ribadirlo, dovessero migliorare le cose nel Mar Rosso, tra le altre cose c'è l'accordo sul piano Mattei con l'Africa che dovrebbe molto aiutare i porti del sud. Certo, il ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Antonio Tajani è stato molto chiaro in merito, però la crisi del Mar Rosso ha anche delle ripercussioni sulla quotidianità dei cittadini con un ulteriore aumento dei prezzi, anche su questo bisognerebbe intervenire. Devo dire che la Lagarde, ovviamente la presidente della BCE, non si è molto soffermato sulla cosa, lei anzi ancora una volta, come devo dire, sotto questo aspetto vede le cose in positive. Nel 2024 l'inflazione si fermerà indipendentemente da questa guerra tra il 2,5 e il 2,9, nel 2025 la proiezione sarà all'1,9, dobbiamo dire che per quanto riguarda le famiglie e le imprese
i tassi di interesse in questo primo semestre certamente non aumenteranno, mentre tenderanno a diminuire per quanto concerne il secondo semestre 2024. In questo momento così complesso per l'economia bisogna puntare sui nostri punti di forza, e un punto di forza è l'artigianato, è il valore del bello, bisogna avvicinare i giovani a questo settore. E noi lo stiamo dicendo ormai da sempre, anche la manifestazione Pitti Uomo ha, come devo dire, messo l'accento su questa problematica. Bisogna trovare il modo di inserire i giovani nelle botteghe, le botteghe devono diventare botteghe scuola, l'apprendistato deve essere semplificato, deve far sì che praticamente almeno per il primo anno, anno e mezzo, la paga non sia a carico del maestro artigiano ma deve essere a carico dello Stato. Del resto poi i corsi di formazione costano, non vedo perché sopperire in quel modo, dove praticamente comunque il giovane va proprio a contatto con la realtà artigianale tutti i giorni, oltretutto, quindi questo può essere molto positivo, consentirà poi il cambio generazionale nelle aziende nostre, il Made in Italy è rinomato in tutto il mondo, ha bisogno del supporto istituzionale, perché il supporto istituzionale porterà poi nuovo lavoro, porterà anche naturalmente nuovi incassi per quanto riguarda l'economia, anche per ciò che concerne l'internazionalizzazione. Presidente Lepre, abbiamo detto tante volte che ovviamente l'inflazione fa venir meno la crescita dei consumi perché gli stipendi perdono il loro potere d'acquisto. Con l'aumento previsto per gli statali in qualche modo si potrà cominciare a intravedere un miglioramento per quanto riguarda l'aumento dei consumi? Beh, noi dobbiamo dire che praticamente gli statali in genere, ma tutti i lavoratori hanno subito un danno per effetto dell'inflazione di oltre 3.000 euro all'anno, e quindi tutto questo non è certamente sopperito dall'aumento del cuneo fiscale, dalla diminuzione del cuneo fiscale, cioè meno tasse sugli stipendi, si tratta di 50-100 euro al mese, e naturalmente bisogna fare in modo che anche i contratti privati vengano rivisti, perché ormai sono fermi da decenni. Io dico che comunque lo Stato deve anche in questo senso intervenire, deve dare la possibilità, come alle imprese, di dare di più soldi ai dipendenti, non incidendo però il tutto sui costi, quindi attraverso magari degli sgravi contributivi. Per quanto riguarda la copertura, lo andiamo dicendo ormai da tempo, ci sono tanti sprechi da cui praticamente attingere. Presidente Lepre, cosa cambia, e poi ci salutiamo, per quanto riguarda l'assegno unico? Dobbiamo dire che per quanto riguarda tutti i percettori dell'assegno unico non cambia niente in genere, cambierà soltanto per i percettori del reddito di cittadinanza, poi il reddito di inclusione e così via, che riceveranno in automatico l'assegno unico fino al mese di febbraio. Da marzo in poi dovranno presentare una domanda all'INPS per riottenerlo. Noi rammentiamo che chi non presenta la domanda nei termini purtroppo poi nel frattempo perde gli eventuali arretrati, quindi bisogna, chi ha diritto e deve farla la domanda, bisogna che la faccia al più presto. Presidente Lepre, noi la salutiamo, le auguriamo buon lavoro, ci ritroviamo come sempre lunedì prossimo, arrivederci. Grazie, a lunedì.
In campo l'associazione Tassì di Napoli chiedono l'accesso alle ZTL per velocizzare il servizio, quindi accesso a tutte le zone a traffico limitato di Napoli per una circolazione più veloce, e questo è quello che chiede in una nota l'associazione tassisti di base. È arrivato il momento che il Comune di Napoli dia una qualcosa alla categoria dei tassisti, come discusso nella sede di via Poerio, una situazione non più tollerabile per la categoria. Casa occupata abusivamente, pareti divelte, buchi nei muri, scritte con lo spray ovunque, finita così l'occupazione abusiva di un immobile a Torre del Greco che dopo una lunga battaglia è stato restituito alla legittima proprietaria. La donna ha raccontato: ho avuto questo appartamento in eredità da mio padre, ora per dispetto me l'hanno distrutto, sono senza parole, provo molta rabbia. Il fenomeno dell'occupazione abusiva di case è purtroppo molto frequente. Sinner vince anche sulla presepe napoletano mostrando la coppa conquistata agli Australian Open. La statuina di terracotta realizzata dall'artigiano Gianni Di Virgilio arriva sugli scaffali degli uomini illustri nella bottega di San Gregorio Armeno. Sinner viene raffigurato in completo bianco e sorride reggendo racchetta e trofeo. Quindi anche a Napoli è scoppiata la mania per il tennis. Si è spenta all'età di 90 anni Sandra Milo nella sua casa di Roma, attrice e conduttrice televisiva, amata dagli italiani, musa del regista Federico Fellini. Nel 2021 aveva ricevuto il David di Donatello per la carriera. Difficilmente nel calcio moderno. L'analisi di Mister Mazzarri. Sono contento perché ho visto una squadra con la S maiuscola un'altra volta, una squadra equilibrata, una squadra che quando perde la palla cerca di recuperarla subito, ha avuto il possesso palla superiore alla squadra di Maurizio, è tanta roba perché voi sapete benissimo il gioco di Sarri e tengono tanto la palla e noi siamo riusciti a avere questo predominio anche sul possesso, avendo cambiato il sistema di gioco da poco. È stato veramente, sono stato contento, ma soprattutto sono stato contento per ragazzi come Demme, che era tantissimo e non giocava, che ha fatto una grande gara anche lui, grande serietà, grande spirito di squadra. Prima era un po' sfilacciata, a volte si giocava bene, ma la squadra si allungava. Ho visto tante cose buone, si poteva fare qualche pallagol di più perché con la linea alta la Lazio ci poteva concedere qualche... Abbiamo provato ad andare in verticale, loro sono più veloci e ci hanno fatto in modo di ovviare a questa situazione, però sono contento davvero per la prova di squadra, di tutta la squadra proprio. Intanto lei si è accorto che Raspa era solo perché anche in questo momento abbiamo un po' carenza, non c'è Osimhen, non c'è Quara. Non ci sono giocatori importanti che hanno proprio nel DNA l'attacco alla profondità, quindi anche quello è stato. Però, ripeto, al di là di questo aspetto, contro una squadra molto forte, che non ci scordiamo che l'anno scorso è vero che il Napoli ha vinto lo scudetto, ma la Lazio è arrivata seconda, insomma. Eravamo in uno stadio particolare, in un momento particolare, contro una squadra molto forte, quindi... Sono contento, ripeto, bisogna migliorare qualcosa, però abbiamo ritrovato la compattezza di squadra. Ora si vede una squadra in campo con la S maiuscola. Quando sono arrivato un po' sì, un po' no, insomma qualcosa si è sbagliato. Una squadra che è squadra con la S maiuscola. Ci sono stati momenti anche dopo che sono arrivato io, è vero che abbiamo incontrato tutte corazzate quel periodo, però... Eravamo meno squadra, si è visto oggi proprio la voglia di soffrire quando si è perso palla, subito voglia di recuperarla, reparti corti, stretti, quando non eravamo in possesso, ci riaprivamo, giocavamo anche, ripeto, non è da poco avere un possesso palla così alto contro una squadra di Sarri, contro una squadra come la Lazio, insomma, fuori casa. Quindi tutto bene, ci è mancato un pochino più... la rifinitura per vedere qualche palla gol in più e per magari andare in vantaggio. Ecco, questa è l'unica cosa, ma l'ho già spiegata prima. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole giornata, continuate a seguire i nostri programmi, ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Telemomero Notizie. Arrivederci.